Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi come ogni venerdì mattina vi porto il recap di quella che è stata la spacchettata dei premi della VL del Rivals fatta ieri live. Stavolta non troverete i miei premi perché mi sono fermato ad argento 1 sull'account secondario e oro 2 sul primario, visto che sto avendo problemi di connessioni che intaccano la mia sanità mentale. Settimana scorsa ho deciso di andarmi a godere una bella giornata di sole fuori da casa e di fermarmi perché veramente non ne potevo più di vedere quello che stavo vedendo. Però vi lascio in compagnia di quelli che sono gli Elite 1, dei ragazzi che frequentano la live, e anche qui, anche questa settimana, tante belle sorprese. Vi ci vediamo dopo per i saluti. Bene, tutto pronto per questo fantastico Elite 1 del buon Hortens, che come al solito ci regala del contenuto importante, questo fantastico top playa. Partiamo da questi tre pick, dai quali si spera che possiamo vedere qualcosa di simpatico, visto che fino ad ora abbiamo solamente visto solite facce. Eccoci qui subito, un Acerbi pronti via. Sì, sta spizzando sto quadrado. Però io non so, forse opterei per il buon Szczęsny Light Rated. Insomma, non è che mi andrei. No, invece lui si prende quadrado. O no? Ma perché tutto questo hype? Prendi quadrado! Beh. Questo lo vedo pesante sto pick, lo vedo abbastanza massiccio. Il sergente. Stiamo facendo la Lazio competitiva. No, what? Perché dovrai? Vabbè, lui don't care, è andato proprio così, dritto a razzo, a prendere proprio quelli maggiori di valutazione. No, fermati, forse ci ha ripensato, forse Smalling se lo prende. No, si prende anche Ilicic, va bene. Si è preso proprio tutti i peggio tryharder. Riscatto di premio selvatico. Division Rivals, livello 3. Sì, bene. Hortens opta sempre per la via del contenuto. Vada, prego, proceda, Hortens. Non perdiamoci in chiacchiere. Abbiamo sti 6 pacchettini. Perfetto, mostra tutta la sua mercanzia, partiamo da sto mega, che appunto solitamente non è che è il miglior pacchetto del gioco, invece è buono, Mottm, vabbè, steal 10k regalati. Vediamo se ci c'è qualcosa sotto, no, quindi 10k regalati così, sempre meglio di niente, steal Mottm, steal Mottm. Primo pacchetto da 50.000. Sembra essere buono, lo è. No Tots, Lavagna. Inghilterra, DC, no, CDC, Henderson. Ok, un 83 nei denti. Ok, perfetto. Ci avviciniamo, raga, al momento che tutti attendono con ansia. Sia i due quelli da 100 che anche due Tots, perché quelli da 100 6 settimane ci ho visto delle robe importanti. Ok, niente, altri 10k regalati con un Mottm. Mamma mia, Lucas Leiva, per favore scartalo, scartalo. Bravo, Hortens, mamma mia, mio figlio. Ah, mio figlio Hortens, quante soddisfazioni che mi dà. Quante soddisfazioni che mi dà mio figlio Hortens. Vada, proceda. Questo è Champions purtroppo, non è Tots. Francia, CDC. Oh, Kanté. Vabbè, steal Kanté, dai, non male. Sicuramente meglio di niente. Vabbè, pulito. Penso un centello, un 90k, penso che ancora li vale Kanté. Ma quando è buono, ma finisce dritto dritto in una SBC, insomma, anche se non ne vale la pena. Bene,
Time to shine, Hortense decide giustamente, come dico sempre, di glitchare tutto. Sì, lui va a cercare Cristiano Ronaldo. Se lo scruta, lo aggiunge agli obiettivi di mercato. Massive glitch by Hortense. Scegheratina laterale, importante, come solo noi sappiamo fare. Come on, è partout. Ma è Andanovic. C'è qualcosa di sotto? Dybala Insigne, che dire? Tanta roba sto pachetino. Quanto costa sto pachetino? 1.300.000, 1.000.000. Pure forse 4. Quanto sta? È tanta roba, tanta roba. Per il buon Hortense, questo è solo il primo. Ed è un Juventus. Quindi potrebbe anche andare a trovare magari l'alto. Che ne so, magari è un segnale divino questo che è arrivato direttamente dall'alto. Che ne sapete voi? Che ne sapete voi? Che ne sapete voi? Bene, manda tutto ai trasferimenti. Decide un'altra volta saggiamente di sglitchare tutta la situazione. Va di nuovo a fare un primo piano su Cristiano Ronaldo. Sì, perfetto. Un messaggio per il popolo. Perfetto, anzi per i mod più che per il popolo. Sempre molto democratico il buon Hortense, che adesso andrà a cannone. Con questi suoi fantastici glitch, io non lo so, penso se li sogna la sera, non lo so, se li prepara questo fantastico esemplare di Hortense. Attenzione, è partout. È partout. Di nuovo again. Ah no, stavolta TT Ilicic. Un altro 96, quindi. Sotto il quale potrebbero celarsi delle sorprese. Vedemos. Stavolta no, stavolta se l'è preso tutto nei denti. Scartalo per favore. No, scartalo. Ma dai, ma fai l'uomo, Hortense. Vabbè. Attenzione, pinguino subito a cannone. Così lui non vuole sapere nulla. Si fa trovare già con tre pick golosi da andare ad aprire. Eccolo qui, il primo Acerbi. Vediamo se terrà fede al suo personaggio e prenderà Acerbi o invece prenderà De Vrij. Ecco, prenderà De Vrij, pinguino. Classico Sola. Still Manolas. Di un ennesimo Acerbi. Dai, prendi Costas. Ok, ci sta. Scelta saggia. Ha provato anche lo skip. Prendi Smalling, che ti sei apparato una difesa non scambiabile epica. Tiè. Perfetto, ha fatto collezione di difensori il buon pinguino, che tra l'altro c'ha anche 2 milioni e 3 da parte, chissà cosa bolle in pe... Ma è partito a cannone, non vuole sapere niente, sta come il pazzo pinguino, non ha dormito, voleva aprire sti premi proprio... Ok, no walkout, skippa, proprio ansioso, c'ha fretta. Alexander Arnold, Cazorla, sì, insomma, schifezze varie. Schifezzelle varie. Non crea hype, pinguino, no, assolutamente. Tots, no, neanche walkout anche in questo caso. Però un Brunello Fernandes 85. Attenzione, sgliccia. Ci fa vedere i suoi aquilotti. Certo, Ale, basta che mi inviti. Cosa fa con Acerbi? Lo visualizza. Oh, forse ho capito che cosa vuole fare. No, devi salire. Sta su 50k. Niente. Non si è capito che cosa voleva fare Pinguino.
con questa dimostrazione di acerbi. Sta facendo qualche strano conteggio nel suo piccolo cervello. Ed è partito. Primo pacchettino. Tre tots per pinguino. Inghilterra, DC, il buon Smalling 94. Però sotto magari c'è un Nainggolan. No, Acerbi, Pellegrini. Unlucky pinguino. Godo, l'ha fatto finalmente. Sine. Questo potrebbe aver fatto sì che si ingraziasse quelle che sono le divinità di FIFA. Occhio, è partito again. Ultimo pacchettino. Back to back Smalling per il buon pinguino. Si trova pure Acerbi di nuovo volo. No, Nainggolan, però ha trovato pure il... raga, Pinguino ce l'ha messa ancora una volta in saccoccia. Ci ha fregato. Scartacermi. Raga, ci ha fottuto tutti. Ha avuto ragione lui. Raga, devo dire la verità che questa settimana era difficile trovare delle cose interessanti all'interno di questi pacchetti, soprattutto quelli Tots. E il buon Hortense e il buon Pinguino ci hanno regalato uno di Bale e uno Nainggolan, quindi sono riusciti a fare comunque qualcosina di crediti. Spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo come ogni giorno in live dalle 11 circa, 12, insomma, fino alle 15-16. E non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata, raga. Peace.